il mio amico nuovo Davide, che ci spiega che si candida perché lui non crede nell'uomo solo al comando. Mi riferisco a Roberto Speranza, non so se no. Io vorrei dirgli, scusatemi, ho poco tempo, vorrei dirgli che quello che quasi tutti hanno percepito, che il vostro problema non è di avere un uomo solo al comando, è di avere la garanzia che non ce ne sia uno al comando di questo partito, che si chiama Matteo Renzi. Avete lavorato per 2 anni e anche più esattamente per questo. Adesso obiettivamente ascoltare ancora Speranza, che fino a ieri non sapeva se fare o no, si candida alla segreteria del partito perché deve rappresentare Davide contro Golia, o addirittura, quello che peggio ho sentito nell'ultima direzione, un appello accorato, ovvero Bersani, Speranza, Gotor e via dicendo, c'è ancora spazio per la minoranza in questo partito, ancora spazio. Voi avete fatto quello che avete voluto sempre, come sulle spalle di questo partito, lucrando nei confronti di questo partito, pubblicità in TV e magari qualche trasmissione televisiva. Ne volete ancora di spazio? Accomodatevi, non c'è problema. Vengo rapidamente anche al tema della legge elettorale. Che devo dirvi? Mi sembra di trovarmi al gioco dell'oca. Ancora in queste ore rimanga leggermente allibito quando leggo la seguente dichiarazione. Ho presentato a luglio una proposta di legge sul Mattarellum. Sono contento che ora possa diventare la posizione di tutto il PD. È il novello Davide che ci dice che adesso spera che la sua posizione diventi quella di tutto il PD. Ho cercato lungamente in questi minuti quali fossero delle parole, diciamo almeno in francese, ortodosse per rappresentare cosa io penso, e mi dovete scusare, l'unica cosa che io penso è che Roberto Speranza, hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Quando avevamo la possibilità di votare il Mattarellum eri capogruppo, c'erano i vostri ministri al governo Letta, Fassina che poi se n'è andato, e avete imposto a un intero numero, state tranquilli, mamma mia, come vi agitate, e su, avete avuto un'assemblea tranquilla, adesso aspettate 2 minuti, no, bene, posso andare avanti? Posso andare avanti? Voi consentite, buoni tutti, ognuno esprime, consentite a Giachetti di finire. Roberto, per favore, però stai nei toni accettabili da un'assemblea come questa. Oh ragazzi, la parola culo è sdoganata in tutto il mondo, adesso soltanto nell'assemblea del PD, che è così affettuosa, non si può dire la parola democratica. Presiedi la Camera, non avresti mai consentito una cosa del genere. Allora ritiro. Di conseguenza, chiedo scusa. E segnalo. Voi non interloquite. Basta. Segnalo che quella parola è una parola ormai sdoganata, però non la ripeto, chiedo scusa e diciamo che avete una faccia di bronzo, va bene così? Meglio, grazie.